prima di cominciare a fare una breve introduzione, giusto per capire, dare qualche coordinata per capire di cosa stiamo parlando, facciamo vedere un breve video, così anche da vedere, avere l'idea visiva di quello che sta succedendo. Lo faccio partire.他猛唱啊！喂！Ok, ecco, abbiamo fatto vedere questo video giusto per avere un'idea di che rapporto c'è anche tra questa protesta e la storia precedente. Ora ho fatto solo una piccola introduzione per far capire un attimo i termini della vicenda, ovviamente per presentare lì. Quest'anno ricorre il 30° anniversario della protesta e della strage di Piazza Tiananmen, che uno dei leader della protesta ha definito l'unico momento nella storia della Repubblica Popolare Cinese in cui i cinesi hanno potuto esprimersi in modo libero. Piazza Tiananmen non è stato solo, anche se ovviamente tutti la ricordano per il massacro del 4 giugno, ma non è stato solo quello, perché è stata una gigantesca manifestazione pacifica in cui i giovani, anche da tutta la Cina, giovani che avevano 20 anni, 21 anni, 19 anni, sono scesi in piazza, appunto piazza Tiananmen, che è la piazza centrale di Pechino, prima di tutto per commemorare la morte del segretario generale del Partito Comunista Hu Yaobao, perché lui aveva promesso o stava cercando di introdurre più libertà di stampa e più libertà politiche. Quindi prima di tutto era la commemorazione della morte di questa persona. Poi è diventato un movimento più ampio, appoggiato da milioni di persone in tutta la Cina per chiedere libertà e democrazia. Quell'esperienza pacifica, perché non, penso che non si sia quasi mai visto nella storia,
centinaia di migliaia, poi sono diventati anche milioni di persone sempre pacifiche, senza mai violenza, e purtroppo è stata repressa nel sangue il 4 giugno 1989, quando il governo comunista, per preservarsi al potere, per non fare concessioni politiche, ha deciso di mandare in piazza l'esercito con i carri armati, con i fucili, e sono state uccise un numero imprecisato di persone, perché non è mai stato dato la stima ufficiale dal governo. Si pensa che siano tra le 2500 e i 10.000 morti. Quest'anno, mentre l'1 ottobre il governo comunista celebrava il suo 70° anno, per la Repubblica Popolare Cinese è iniziato nel 1949, l'1 ottobre hanno fatto una gigantesca parata in piazza Tiananmen con carri armati, 15.000 soldati, con i missili, per celebrare la loro grandezza, ma è una grandezza che è stata costruita non solo su una strage, ma anche sul tentativo di censurare la memoria di questa strage, perché oggi nessuno in Cina può parlare di piazza Tiananmen, le ricerche su internet non si possono fare perché internet è censurato, alle madri di quei giovani morti viene anche vietato di commemorare la morte dei figli, perché se provano ad andare sulle tombe eccetera vengono subito arrestate. Quindi c'è, il governo ha scelto l'oblio e la cancellazione della memoria come un tentativo di preservarsi dal potere. In tutta la Cina c'è soltanto una città dove, come abbiamo visto, ogni anno il 4 giugno si commemora la strage di Tiananmen e soprattutto l'eroismo di quei giovani, e questa città è Hong Kong. Perché è possibile farlo a Hong Kong? Perché Hong Kong ha una storia particolare, io la faccio brevissima, semplicemente è una città che a metà 800 è diventata una colonia britannica dopo le guerre dell'oppio, quindi la guerra tra l'impero britannico e quello cinese, è diventata una colonia e per 150 anni è rimasta una colonia britannica, quindi staccata dalla Cina. Nel 1997, 1 luglio 1997, il Regno Unito e la Cina hanno trovato un accordo per la restituzione di Hong Kong alla Cina. Quindi nel 1997 Hong Kong è stata restituita alla Cina in base a un accordo, a un modello che si chiama un paese, due sistemi. Il paese ovviamente è la Cina, i due sistemi sono uno quello cinese e l'altro quello di Hong Kong, che prevede che Hong Kong possa godere di ampia autonomia per 50 anni, quindi fino al 2047, un'autonomia scadenta. Questa ampia autonomia significa che almeno in teoria c'è libertà di stampa, che la giustizia è indipendente e che c'è anche un certo grado di libertà politica. Ora, questo ampio grado di autonomia purtroppo sta lentamente svanendo. La mini costituzione di Hong Kong, che si chiama Basic Law, prevede espressamente all'articolo 45 che l'obiettivo di Hong Kong è avere la piena democrazia, cioè il suffragio universale. Oggi a Hong Kong non c'è il suffragio universale come c'è da noi, per cui la popolazione non può votare i suoi governanti, ma può votare soltanto metà del Parlamento e metà della commissione che poi va a eleggere la governante, che è sostanzialmente il presidente. Governante è un termine di derivazione inglese e che attualmente si chiama Carrie. Quindi la Costituzione di Hong Kong prevede che ci sia la piena democrazia. Nel 2007 la Cina aveva promesso di concedere questa piena democrazia nel 2017-2018, nel 2013 si è rimandata la promessa fatta, sostenendo che sì, si poteva avere il suffragio universale, quindi una persona un voto, però i candidati li sceglieva la Cina, che è ovviamente come dire che la democrazia non esiste. Sì, sono nate delle proteste, la famosa rivoluzione degli ombrelli, Occupy Central with Peace and Love, che però è stata una manifestazione di disobbedienza civile assolutamente pacifica che non ha portato assolutamente a niente. Quest'anno il governo, presieduto da Carrie Lam, ha proposto una legge che si chiama legge sull'estradizione, e che tutti i paesi del mondo hanno una legge sull'estradizione. L'estradizione vuol dire che quando una persona di uno Stato compie crimini in un altro Stato e poi torna, come se un italiano compie crimini in Francia, poi torna in Italia, la Francia può chiedere all'Italia
ridateci questa persona che ha commesso un crimine a casa mia, perché voglio processarlo. Hong Kong ha proposto una legge sull'estradizione con la Cina, per cui prevedeva che chiunque la Cina ritenga un criminale, anche se un abitante di Hong Kong, può essere mandato in Cina e essere processato in Cina. Il problema è che in Cina la giustizia non è indipendente, ogni anno si riuniscono tutti i giudici in una grande conferenza e si afferma esplicitamente che l'obiettivo della giustizia è servire il Partito Comunista, che è una cosa molto diversa da servire la giustizia, ovviamente. Tutta Hong Kong si è sentita minacciata da questa legge per ovvi motivi, perché chiunque poteva essere dichiarato un criminale ed estradato in Cina. Per cui il 9 giugno un milione di persone, come abbiamo visto, sono scese in piazza. Noi dobbiamo considerare che Hong Kong ha 7 milioni di persone. Togliete i vecchi e i bambini, un milione di persone è, non dico che è tutta Hong Kong, ma quasi. Il governo ha reagito ignorando completamente la protesta, assolutamente pacifica, l'ha ignorata paragonando i manifestanti, i giovani, a dei bambini capricciosi che non possono ottenere tutto quello che vogliono. Il 16 giugno sono scese in piazza 2 milioni di persone, che se paragonata all'Italia è come se scendessero in piazza 20 milioni di persone, cioè un terzo del paese. Ancora una volta il governo ha ignorato le richieste perché ha sospeso la legge ma si è rifiutato di ritirarla, quindi alimentando ancora di più le proteste, perché la sospensione voleva solo dire facciamo passare questo momento di agitazione popolare, poi la faremo in un secondo momento. Per questo motivo le proteste sono aumentate, i giovani soprattutto le hanno prese in mano e la polizia ha reagito in un modo spropositato, quindi gas lacrimogeni, gas fumogeni, cannoni ad acqua, proiettili di gomma e alla fine anche proiettili veri. Noi abbiamo visto un caso di un manifestante a cui hanno sparato, i casi sono stati due, fortunatamente non sono morti, però nelle proteste sono già state arrestate 5.000 persone, feriti a centinaia e due persone sono morte anche se in circostanze non ancora chiarite. Nell'ultimo mese anche i giovani hanno utilizzato delle tattiche violente, per cui come abbiamo visto nelle ultime immagini dell'assalto del Politecnico, in cui alcune migliaia di manifestanti si sono riunite dentro il Politecnico, che è l'università, e la polizia ha assediato il Politecnico completamente accerchiandolo, i giovani hanno usato bombe Molotov, quindi è chiaro che c'è stata una violenza anche da parte dei manifestanti, ma molto diversa. In questo clima di scontri, il governo di Carrie Lam non ha mai fatto un solo passo per venire incontro alle richieste dei manifestanti. Qualunque governo in qualunque parte del mondo avrebbe almeno detto una parola per provare a pacificare la situazione, sarebbe andato a trovare un ferito, avrebbe almeno parlato a favore del manifestante a cui la polizia ha sparato. Non ha fatto niente di tutto questo. Allo stesso tempo la Cina ha definito i manifestanti terroristi e merde di topo che dovevano essere eliminate. E Xi Jinping, il presidente della Cina e segretario generale del Partito Comunista, parlando per la prima volta di Hong Kong dopo mesi, ha dichiarato che chiunque cerca di dividere la Cina sarà annientato e le sue ossa polverizzate e macellate. Questo è quello che è successo 30 anni fa a Piazza Tiananmen. Esattamente questo. Ora, settimana scorsa si sono svolte le elezioni distrettuali a Hong Kong, sono elezioni che non hanno un enorme valore dal punto di vista politico, ma comunque era il primo voto da quando sono scoppiate le proteste. La Cina è andata avanti a dire per mesi che la maggioranza silenziosa di Hong Kong non stava con i manifestanti che hanno creato ovviamente dei danni a delle strade, alle metro, a dei treni, ma stava invece con il governo. Se nel 2015 avevano votato il 47% degli aventi diritto, domenica scorsa hanno votato il 72%, quindi è quasi raddoppiato, e praticamente il 90% dei seggi è andato al fronte democratico, mentre prima la stragrande maggioranza dei seggi apparteneva al fronte pro Pechino. Quindi la gente si è espressa chiaramente, è stato evidentemente un referendum sul governo. Carrie Lam ha ammesso che il voto dimostrava l'insoddisfazione della popolazione verso il governo, ma allo stesso tempo non ha fatto assolutamente niente, non ha accettato nessuna delle richieste dei manifestanti,
che sono amnistia per gli arrestati, il ritiro della legge che poi è stata ritirata, sono smettere di definire e ritirare la definizione delle proteste come sommossa, e poi la quarta richiesta è un'indagine indipendente sulle violenze e gli abusi della polizia. Carrilet si è totalmente disinteressata di tutto questo ed è per questo il motivo che si teme che adesso le proteste ricominceranno, perché comunque ha dimostrato che le manifestazioni e comunque esprimere la volontà popolare non serve a niente. Qui con noi abbiamo per parlarci, io ho fatto solo così giusto per far capire a tutti cosa stiamo parlando, abbiamo con noi una persona eccezionale che si è fatta 10.000 km solo per essere qui con noi, è Liceo Chian. Lui è, perché è un personaggio eccezionale? Innanzitutto perché era a piazza Tiananmen nel 1989 e quindi può dirci che cosa ha visto, che cosa è stato e che cosa ha vissuto. È stato parlamentare a Hong Kong per 20 anni, è un leader democratico, è segretario generale della Confederazione dei Sindacati di Hong Kong, cofondatore del Partito Laburista che è nel Fronte Democratico, ed è segretario dell'Alleanza di Hong Kong a sostegno dei movimenti patriottici e democratici in Cina, che è l'associazione che organizza ogni anno la veglia al Victoria Park che abbiamo visto nel video, che è la più grande veglia di commemorazione che va avanti da più anni della storia del mondo, cioè da 30 anni, ogni anno si riuniscono ogni 4 giugno lì, e hanno fondato anche un museo, Museo 4 giugno, che è l'unico posto in tutta la Cina dove si può conoscere la verità su piazza Tiananmen, è un museo tutto dedicato a piazza Tiananmen, quindi è un personaggio eccezionale, adesso vi lascio la parola. Aggiungo solamente una cosa ragazzi, che per capire la gratitudine che dobbiamo avere per il nostro relatore di oggi. Lui è venuto oggi per incontrarci, questa sera da un incontro a Milano, salvo che poi domani riparte per l'Australia, quindi si rifà più di 10.000 km, forse anche di più, quindi gli siamo molto grati perché è venuto a incontrarci, ha fatto veramente un grande gesto per tutti noi. Io cercherò di tradurre quello che lui oggi ci dirà, dopo che abbiamo possibilità di fare domande. Buongiorno. People in Hong Kong call me Ayan. Ayan. And the P-I-N-E, please. They said that I can have an Italian name called Ayano. So you can call me Ayano in Italian, but Ayano. Ayano. Yeah, but people in Hong Kong call me Ayan. So it has been my name for, you know, many years. So I will try to explain. I think it's very important that the protest movement today have a history. So I'm trying to explain my history, which is also the history of the protest movement starting from 40 years ago. Fate che, spero che capiate perché ormai non avete 5 anni, però tu vuole fare dipingere i tratti della sua storia a partire dagli ultimi 30-40 anni della protesta, della situazione che ha vissuto Hong Kong. Yeah, when I graduate from the university, I started to do labor organizing work because at a time in 1980 there are no unions, no central organization of union. Quando lui si è laureato non c'era una organizzazione centrale di questi sindacati, allora lui ha iniziato a pensare al suo lavoro in questo senso. And so I start to organize workers into union, and also at the 80s, it's the time of the Sino-British Joint Declaration. So the British said to agree with China that Hong Kong will return to China in 1997. Quando lui ha iniziato a lavorare all'interno dei sindacati negli anni 80, il suo primo lavoro è stato quello di organizzare il lavoro di questi operai all'interno dei sindacati in un periodo in cui sostanzialmente in contemporanea
l'Inghilterra stava accordandosi con la Cina per la graduale cessione e ritorno alla Cina di Hong Kong. At that time, when I was very young, there are no election in Hong Kong. And so we start to fight for election from the British. And we said that there should be election of the Legislative Council in 1988. Our first fight is 1988. Il primo momento in cui hanno combattuto per la democrazia nel 1988, non chiedendo ai cinesi, ma chiedendo agli inglesi che, siccome fino ad allora non c'era mai stata un'elezione a Hong Kong, potesse cominciare ad esserci un'elezione per il Legislative Council di Hong Kong. And but the British deny us. They say no. So we don't get anything in 1988. And so we still have to keep on fighting. But imagine when the British fail us in having allowing real election in Hong Kong, and then what happened? In 1989, Tiananmen Square Massacre. I primi che li hanno failed, che li hanno traditi, non sono stati anzitutto i cinesi, non loro si sono sentiti traditi proprio dagli inglesi che hanno per primi negato questo loro diritto di libertà. E da lì poi nasce in qualche modo quello che poi accadde l'anno successivo a Tiananmen. And at that time, 1989, you see in the video the marches today of 1 million people, but actually in 1989 we also organized marches of the people of Hong Kong of 1 million people to support the students and the Chinese people in China, in Beijing and all over China to fight for democracy from the Communist Party. Voi avete visto nel video 1 milione di persone in marcia a Hong Kong, ma anche se non si vede nel video, anche nell'89 loro avevano dato il loro sostegno agli studenti di Pechino, a tutti coloro che a Pechino, in Cina, cercavano una svolta democratica. E anche nell'89 c'erano circa 1 milione di persone che lottavano per questa democrazia. And at that time, the student in Beijing, just like the student in Hong Kong now, they go on marches, hunger strike, and demanding for democratic changes in China. But the Communist Party say, at that time, the demonstration is what they call reactionary or anti-revolutionary rioting. Just like what happened now. They say Hong Kong people are rioting. At the time, at the 1989, the Communist Party say the students are rioting also. So in Hong Kong, we are very much worried about the students and the people in China, and we have a 1 million march to support them. What he calls it, comunque. Che di fatto loro sostenevano queste persone perché il governo adesso a Hong Kong, ma anche nell'89 sostanzialmente descriveva questi, anzitutto questi studenti, come reazionari, quindi come anti-revolutionary right, una rivolta contro la rivoluzione comunista. E loro sono preoccupati, lo sono oggi, così come nell'89 erano preoccupati per il movimento studentesco. And also the people of Hong Kong, apart from marching, we have concerts and fundraising. One concert, one day, we raised 13 million Hong Kong dollar, and which is about 1.2 million euro, I think. One day only, at that time, in 1989, not now. Now it's even more for the protest movement. But at that time, it's 13 million Hong Kong dollars. 30 years ago. Sì, che 30 anni fa le proteste potevano essere marce, come quelle che avete visto.
Cristo, scioperi della fame. Però per darvi un'idea, nell'89 organizzarono un concerto che serviva per raccogliere fondi, e in un concerto, quindi in una sola serata, raccolsero 13 milioni di dollari di Hong Kong, che oggi sono all'incirca 1.200.000 euro. And then, so when we have the money, raise the money, then our movement began to discuss the umbrella movement, the Hong Kong Alliance, in support of patriotic democratic movement in China, the Alliance, had to find someone to go to Beijing to hand in the money. And I was the one chosen at that time. And then I don't know whether it's good or bad, but it's a challenge to my lifetime. So I went to Beijing on 30th of May, 1989. Mi andò a Pechino il 30 maggio dell'89, perché una volta raccolti questi fondi, all'interno del movimento, il movimento degli ombrelli, cominciava a discutere di chi doveva fisicamente andare in Cina a portare questi soldi a sostegno degli studenti. E lui fu prescelto, non sa se è una cosa poi positiva o meno, visto gli accadimenti. So I brought one million Hong Kong dollar to Beijing, and in my lifetime I have never had so much money. So I brought 1 million to Beijing and met with the students, the intellectual, the workers that are now in the Tiananmen Square. Quindi lui andò con più di 1 milione di dollari di Hong Kong e cominciò a incontrare studenti, intellettuali, lavoratori. But I went there on 30th of May. But army, the tanks, rolled into Tiananmen Square on the June 4th or June 3rd evening. So I was at the square, and the workers, the people there, told me that I must leave. So I went to the hotel looking at the street of the just outside Tiananmen Square. I carri armati entrarono in piazza Tiananmen il 4 giugno verso sera, e lui era in piazza. Coloro che erano lì con lui gli consigliarono di andarsene perché era in pericolo, quindi lui lasciò la piazza ma andò in un hotel da cui poteva affacciarsi per vedere la scena davanti a lui. And the whole night you hear gunshots. And also suddenly the whole Tiananmen Square lights turn out. But we know that 1,000 students are inside the square, and we do not know whether they can go out. Chiusero la piazza per tutta la sera, tutta la notte si sentirono spari. A un certo punto spensero tutte le luci, quindi loro non riuscivano a vedere, ma sapevano che c'erano questi 1000 studenti in piazza che non avevano nessuna via d'uscita. And of course, finally they are allowed to leave the square, but we saw a lot of bodies and injured people being outside the streets of just opposite my hotel. You can see all the, at that time it's tricycle, you know, they have a cart, they have the body of the bicycle, and then behind is the cart that carry the body up throughout the square to the hospital. Quindi a un certo punto i giovani che erano rimasti in piazza fu loro concesso di uscire, ma lui poteva vedere dall'hotel sulle strade adiacenti alla piazza sia corpi di defunti morti, sia corpi di giovani che erano stati feriti e che in qualche modo attraverso i mezzi che avevano show sostanzialmente venivano poi trascinati e portati via per essere portati in ospedale. And then of course you know it's the saddest days of my life, and we need to leave Beijing and find a way to go leave. And so we get a charter plane on June 5th to carry all the journalists, the activists, the students in the square, Hong Kong students in the square, to leave Beijing for safety back to Hong Kong. Quindi il giorno successivo, il 5 di giugno, dopo quello che finisce il giorno più triste della sua vita,
dovete organizzare abbastanza velocemente un volo charter per poter portare via da Pechino lui, ma anche gli intellettuali e il maggior numero di studenti che avevano preso parte alla rivolta. And then, of course, on June 5th, we are all on the plane. And everyone is clapping their hand that we can leave. But suddenly, the public security bureau, the public security people come into the plane, on the plane, and ask to look for our passport, our ID. And when he looked at my ID, he told me that I had to leave the plane, or else the plane cannot fly. So I was forced to go down the plane so that the plane can leave Beijing for Hong Kong. Erano sull'aereo e in qualche modo già festeggiavano l'idea che potevano lasciare Pechino, ma prima che l'aereo decollasse salì a bordo il Public Security Service, quindi sostanzialmente la polizia, che gli intimò di scendere una volta che ha mostrato il suo documento, perché altrimenti l'aereo non avrebbe potuto decollare, e lo fecero scendere. And so I was detained for 3 days, and that is I'm really afraid for my life on that 3 days. But finally, I was able to go back, went back to Hong Kong because there's a big protest in Hong Kong for my release. Lui fu detenuto in prigione per 3 giorni, 3 giorni in cui evidentemente temeva per la sua vita, ma fu rilasciato perché in contemporanea a Hong Kong era in atto una grande protesta che chiedeva a gran voce il suo rilascio. And then of course the money I brought to Beijing was confiscated by the security people, and they gave me a receipt, so I can still try to get back the money now today, I hope, but not yet. Qui si avete capito, gli confiscarono i soldi che aveva portato, però gli rilasciarono la ricevuta, così almeno adesso deve andare a richiedere. Yeah, so when you look at that incident, for me personally and for the whole Hong Kong, it's a collapse of hope. Because we thought that China would democratize, then we nothing have to worry. But now China don't democratize, but at the same time they kill the people. We don't know today how many people was killed that night. Noi non sappiamo ancora oggi quante persone furono uccise quel giorno, ma quanto accadde fu per noi terribile, perché fu il crollo delle nostre speranze di democrazia. Ci rendiamo conto che la Cina non si sarebbe democratizzata, anzi, la loro risposta fu ciò che avete visto. And so, of course, when we came back to Hong Kong, we continue to fight for democracy in China, and also to fight for democracy in Hong Kong. But the British, up till 97, still do not install or allow us to have a full democratic system. So the Chinese government is more than happy to take over a Hong Kong that are not democratized in 97. L'Inghilterra, una volta tornati, loro continuavano a combattere per la Cina ma anche per Hong Kong, ma fino al 1997, se non sbaglio, l'Inghilterra comunque ha sempre negato i diritti, quindi in qualche modo quando cominciavano le trattative tra Inghilterra e Cina per la restituzione di Hong Kong, la Cina era molto contenta di come l'Inghilterra stava lasciando loro Hong Kong. And so from I want to explain here 97 until today why we are so angry, because we get stuck in the system of no democracy for 22 years. You know, not to talk about the British time, after China took over there are no improvement in democracy at all. Perché oggi loro protestano? Perché così come fino al 97 l'Inghilterra aveva negato qualsiasi sistema democratico, loro si sentono ancora bloccati, come se fossero fermi al 97, cioè in questi 22 anni
non c'è stato nessun passo avanti per la democrazia. And so the chief executive, was elected by only 1,200 people over a 7 million population. So they are the business elite, pro-Beijing elite, and professionals, not ordinary people. So 1,200 only to elect the chief executive. Quindi non le persone, ma solamente coloro che, non le persone comuni, ma solamente un certo tipo di professionisti evidentemente ben visti dal regime, elesse il capo, il chief executive, il governatore di Hong Kong. Quindi su 7 milioni di persone, lei in realtà è stata eletta da 1200. And so for the Legislative Council, half elected by the people, half elected by businessmen and professional. So imagine 100 banker had one seat in the Legislative Council, but my constituency, 2 million people vote 9 only. So 2 million and the population, the one half, you know, people voting. 2 million vote 9 people. And so, but in this part, 100 can vote 1. Or other example is the Chamber of Commerce, their member, it vote 1. So that all these are business group have responsibility in the Legislative Council. And how about the people? Only half. So that's why we are so angry with the system. E ha citato diversi campi, per esempio anche l'equivalente della nostra Camera di Commercio. Solo alcuni possono eleggere i rappresentanti. Qui faceva l'esempio del Legislative Council, per cui per metà è eletto dalle persone, dal popolo, però per metà in realtà è eletto solamente dai professionisti. In particolare parlava dei bankers, quindi di coloro che si occupano dell'economia, e che ne è del popolo. So I represent the workers in Hong Kong. I can never get any improvement for the workers. No pension, no long working, no working hours regulation, no collective bargaining. We try to fight for workers, but because of the system that favor the businessmen, they are in control of the legislative process. So we are always very unjust inequality in Hong Kong, that the workers have to work very long work hours and very low wages, but then the rich can get a lot of money. So this system is against the ordinary people in Hong Kong. Is very unfair. È profondamente ingiusto il sistema e il regime anche economico in cui versa Hong Kong. Lui lavora per migliorare le condizioni dei lavoratori, però i lavoratori al momento non hanno un sistema pensionistico, non c'è nessun tipo di regolamento rispetto alle ore di lavoro, quindi gente che lavora a lungo, salari molto bassi. È un sistema in cui sostanzialmente il sistema è a favore dei businessmen, dei padroni, mentre non vengono tutelati o sono tutelati pochissimo i lavoratori. Chi vorrebbe cambiare questa situazione? But China like the system because it's easy to control. And so that's why the protest movement have always been fighting for true democracy in Hong Kong. When we said that we want democracy, it means that we want universal suffrage for chief executive and for the whole Legislative Council, and not just voting or controlled by pro-Beijing business elite. Loro vogliono un vero suffragio universale, sia per poter eleggere il governo locale, sia per poter eleggere la figura del governatore o della governatrice. Quindi quando loro dicono lottiamo per la democrazia, noi lottiamo perché questo possa accadere in un sistema invece come quello attuale, che è molto gradito alla Cina, perché al momento Hong Kong è ancora un paese facile da controllare, perché
di fatto sono solo pochi coloro che decidono. So no, our democratic right was denied, but at the same time, over the past 5 years, there are also intervention from China. I give you an example. In the year 2016, when the legislative councillor elected by the people, they go to sworn an oath. Oath of allegiance. They have to sworn an oath. And then when they sworn the oath, they put on the table, Hong Kong is not China. Which is true, of course. Hong Kong is of course not China. But then also the government said that, the Chinese government said that when they swore the oath, they are not sincere in paying allegiance to the Communist Party of China or the People's Republic of China. And then, even they are elected, they are disqualified as being a legitimate councillor. So you elect someone, but the Chinese Communist Party sack him, don't allow him to serve. So it's so absurd, just because he is not swearing good enough. So that's why we are so greedy, a lot of intervention. They don't like those opposition that are making fun of China by swearing a very funny oath in the Legislative Council. Ci sono comunque continui interventi dalla Cina. Aveva detto che avrebbe detto poche frasi brevi, comunque ci sono continui intromissioni da parte della Cina, soprattutto negli ultimi 5 anni. Io ho citato quello del 2016, quando le persone, i rappresentanti locali che sono stati eletti dalle persone, hanno dovuto giurare su una, dicendo che Hong Kong is not China, questo è vero, però in realtà il Partito Comunista Cinese non li ha considerati sinceri nel loro giuramento, quindi li ha considerati inaffidabili, e di fatto sì, sono stati eletti, ma sono stati di fatto immediatamente destituiti, messi da parte. Yeah, apart from disqualifying the Legislative Council, they disqualify candidates like the famous Joshua Wong. I don't know whether you know him. He is the symbol of the young protester, one of them. And he called for a referendum in Hong Kong to decide the future of Hong Kong. But when you call for a referendum, the Chinese government said, the Communist Party said, you are not allowed to stand for election because you call for a referendum. And one of the choices of referendum is Hong Kong independence. So they don't allow him, anyone that called for referendum, to stand for election. They disqualify a candidate. Quindi loro non solo squalificano, considerano inadeguati coloro che vengono eletti, ma loro squalificano anzitutto i candidati stessi. Ha fatto l'esempio di Joshua Wong, che avete anche conosciuto all'interno della mostra, che chiedeva a gran voce la possibilità di un referendum. Tecnicamente non è stato negato il referendum, ma è stato detto che lui non aveva i requisiti per poterlo chiedere. And so that's why this is a background to the protest that start from June 9th. And I think Leone had explained about the extradition bill, and so I will not go into that. And so the people of Hong Kong, June 9th, we organized the Civil Human Rights Front, which is a very group which we are part of, organized the 1 million people march on the street. Dice che sostanzialmente tutto è partito il 9 giugno, non sta a ridire quello che è già stato detto dal capitolo del giornalista sul trattato di estradizione tra Hong Kong e Cina. Tutto comunque comincia il 9 di giugno, quando il movimento degli ombrelli e altri movimenti per la democrazia hanno chiamato in piazza 1 milione di persone. Then there always about this protest movement. They talk about a leaderless movement and a faceless movement. Why? Because when we go on the 1 million people march,
the government refused to listen to us, and they still want to go ahead with the legislation. Perché parliamo di persone leaderless, faceless, cioè senza leader e di fatto senza volto, per cui coprono il volto. Questo perché il governo non li ha riconosciuti, non li ha ritenuti come dire, degni di un dialogo su questo. And so because they don't listen to 1 million people, on June 12th, the people surrounded the Legislative Council, because on that day they want to submit the bill for first hearing. But when you surround the Legislative Council, and when the tear gas is flying everywhere, and I was also there, I also suffered from the tear gas, everyone suffered from tear gas there. And then the Legislative Councilor, because it's so chaotic, they cannot go to all have the meeting. And so we are able, very successful actually, able to deny stop the Legislative Council from holding a meeting. A conseguenza del fatto che il governo non aveva deciso di non prendere in considerazione la loro protesta, 3 giorni dopo, il 12 giugno, decisero di circondare pacificamente il palazzo del governo di Hong Kong, semplicemente per evitare, rendere loro impossibile l'ingresso e quindi rendere loro impossibile il fatto di tenere la riunione che era prevista per quel giorno. Fu un grande successo perché effettivamente riuscirono a bloccare l'ingresso. And so very important is that the movement, you can't have two parallel fight. One we call the peaceful non-violent fight, one we call the braver. The braver is the younger protester. So two fights. And then we agree, you know, in the consensus, like in the society, that we support each other. So if people are not going to fight on the street with the police, they still support those who go on to the confront the police. So this a movement of all the people of Hong Kong, no matter you want peaceful, non-violent, or no matter you want to confront the police. So there's now a parallel, you know, a division of work. Sometimes we go peaceful, sometimes we go to the to confront the police, to crash with the police. Quindi ci sono due tipi di proteste ormai in Hong Kong che procedono parallelamente. Ce n'è una più pacifica, ossia le marce in strada, e che vuole evitare il confronto, mentre ce n'è un'altra, chiamata The Braver, quindi quelli più coraggiosi, anche quelli più giovani, che si trovano invece ad affrontare la polizia. Yeah, so with this division, I also want to explain a bit how the protests are being organized. It's a secret group that organized all the full gear, what we call full gear protests, because you have your face, you have to hide yourself, and so no one recognizes your face. So when you fight the police, they don't know how to arrest you afterward. So how they organize that? They have what we call Telegram group, Telegram channel, LinkedIn, and also the media. So when you want to have secret action, you go to the Telegram group, a secret group. And there are lots of secret groups. Some are responsible for what they call slay the dragon. Slaying the dragon means fighting with the police. And so there's a group, secret group, all these secret groups. And then there's a Telegram channel. So you have the group, and then when the group decides to do something, you use channel to publicize when there will be a demonstration for all people to participate. But when all people go there, you don't know who is doing what, because the secret group will do the thing they want to do. I don't know whether you understand that. The secret group will do their own thing. The peaceful group will go there to support the secret group to do their own thing. So it's a very complicated way of cooperation. But we got that to that stage.
And then the LinkedIn is a social platform where you can tell your idea and then push for strategy. And the media, we have the traditional one. We, you know, the media group will tell the people through the newspaper, the media, what will happen in the next few days, what demonstration we will have. So all four ways of organizing all the protests in Hong Kong. Sostanzialmente come si organizzano è piuttosto complicato perché evidentemente si devono organizzare in gruppi segreti perché si mettono la maschera, solo perché nei giorni successivi alle proteste la polizia non li possa riconoscere, che non possa andarli a prendere ovunque essi si trovano. Sostanzialmente i canali sono due, c'è un gruppo segreto che organizza attraverso dei gruppi che sono illegittimi dal punto di vista del governo e quindi segreti anche loro, ma nel momento in cui decidono quale può essere la protesta devono utilizzare dei canali per poter raggiungere il maggior numero di partecipanti. I canali sono quelli tradizionali, per esempio anche quelli dei giornali, mentre hanno una piattaforma dove chiunque dentro questo gruppo proporre idee, strategie per portare avanti la protesta. Dice che è anche molto particolare perché di fatto finché non arrivi nel luogo che è stato deputato per la protesta non sai fino in fondo che cosa succederà, perché è un continuo movimento anche di idee. When I said that the protests are faceless, the problem now is the police are faceless. And they also get rid of their identification number. So there's no identification number of the police. Adesso quindi anche la polizia ha usato lo stesso metodo, quindi faceless, quindi coprono il viso e allo stesso tempo, per non essere riconoscibili, get free, cioè si sbarazzano di qualsiasi elemento li rendano conoscibili, distinguibili all'interno della folla. So when the police shoot at people with rubber bullet or even real bullet, who is he? No one knows. And how we can punish him if we do not know who he is? So that's the problem now, when the police are also not being identifiable. Quindi la polizia adesso non è identificabile, anche se noi ci accorgessimo di qualcuno che ha usato un proiettile di gomma o un proiettile vero, non possiamo poi andare a punire colui che si è reso responsabile perché di fatto la polizia si è resa inidentificabile. So there's a lot of, now we have a terms in Hong Kong called tear gas buffet. Every night there are buffet of tear gas, free of charge for you guys if you want to come. And every night there's demonstration that the police fire already applied, I think, really 5,000 rounds of tear gas already over the past 6 months. So there's sometimes one night they will fire 200 tear gas. So it's very, very brutal in tear gas and also water cannon and beating up with back baton and crushing the bones of the protesters sometimes. And also there are rumors of gang rape even inside the police station. And so lots of horrible things have happened to the protester by police brutality. But then, what can, you know, there's no justice. Not one police is punished by the government. And we keep on demanding that, no justice. And therefore, you know, the police escalate the violence. And because the people are so angry, sometimes we are sad to see that they also want to sacrifice their life to fight the police. We don't want that. But the people, the younger generation protesters are so angry because of their colleagues, their other students that in the same class are being beaten up, they are very angry. So that really worries us a lot. Tutte le sere
di fatto si assiste a scene di repressione brutale da parte della polizia, esempio con i cannoni d'acqua, esempio con i gas lacrimogeni. Il problema è che la polizia sta oramai procedendo in una escalation di brutalità, e da un lato questo conferma il fatto che non c'è giustizia, perché finora nessun poliziotto è stato punito dal governo per gli atti di violenza che ha commesso. E l'altra conseguenza è che le generazioni più giovani stanno reagendo in modo sempre più arrabbiato, sempre più risentito, immedesimandosi anche in coloro, per esempio lui parlava di studenti di università che sono stati aggrediti brutalmente nelle scorse settimane e negli scorsi giorni. And now the sad thing is that some of the protesters, when they go out to protest, they have already written their will, saying goodbye to their parents. Alcuni dei giovani protestanti, prima di uscire in strada a protestare, oramai proprio per la brutalità della polizia, hanno spesso già scritto sia gli ultimi saluti sia una sorta di testamento, perché non sanno se scamperanno la serata. And there are now already 5,000 arrested, and about 700 people, or more than that, I think 900 now, being prosecuted for different crimes, like riots. The most serious one is riot. The less serious one is illegal assembly, and then or the what they call non-cooperation with police, and or attack of police. So the most serious crime that they want to prosecute the people with is riot. Finora 5.000 persone sono già state arrestate, e tra le 700 e le 900 sono state anche già processate per diversi crimini. Quello che è reputato più grave è la rivolta, e poi scendendo agli altri, come per esempio il legal assembly, l'essersi ritrovati senza che questo fosse legalizzato, oppure anche solo per, come crimine, non aver collaborato con la polizia. Yeah, so I think I would like to answer some question if possible, if the time is possible. So I will finish by saying that people always want to ask me, you know, journalists, how it will end. La gente sempre, i giornalisti sempre mi chiedono come finirà questa vicenda. I don't know. It's a David and Goliath. We hope that Goliath will fall and Hong Kong win, but I don't know. It's a very, very difficult situation in the future. Non lo so, perché è come combattere Davide e Golia. Mi auguro che un giorno Golia possa cadere e Hong Kong possa essere libera in un futuro, ma non lo possiamo sapere. And when I was in the Congress in America, making a witness statement to the congressman, they asked me a question. If quando sono andato nel Congresso americano a portare la mia testimonianza, mi hanno fatto una domanda. They said if Uyghur, Xinjiang is number 10 in the suppression, 0 to 10, where is Hong Kong? And I say if Uyghur is 10, we will be 4 only. But if the extradition bill was passed, then we may move to 6. But imagine, in the way, what I'm trying to explain is the Xinjiang situation even more far more horrible than Hong Kong. 1 million people in concentration camp, and there's one thing that I cannot accept in Xinjiang. The Chinese family go to the Xinjiang Uyghur family and live in their house. 1 million people of 1 million Chinese family go to live in the house of 1.6 million Uyghur family, or they visit them at daytime. Imagine the control, so horrible. How can I, as a family, if you imagine, you as a family, someone live in your place,
or visit your house every day to talk with you about the glory of China and the problem of Islamic extremism. And that is China. So when you have weak attack, you know, sometimes Hong Kong is, I can only say we are only four. And so the regime we are fighting, imagine, is such a regime that can go to that extent of almost cultural cleansing. And so we don't know how it will end. Alla domanda appunto come a che punto, diciamo così, di antidemocrazia si trovi al momento a Hong Kong, diciamo che in una scala da 0 a 10 loro sono ancora a livello 4, ma per sottolineare il fatto che la situazione attuale ha ancora, ahimè, margini di peggioramento, perché se dal momento la protesta è a livello 4, da 0 a 10, nel momento in cui per esempio l'extradition bill fosse effettivamente approvato e entrasse in vigore, sicuramente il tasso di protesta salirebbe, così come non sappiamo, non possiamo sapere fino in fondo dove questo potrà portare. Pensate al fatto di come se qualcuno venisse a casa vostra a propagandare sostanzialmente la gloria della Cina o qualcun altro venisse e desiderasse vivere al posto vostro, voi come vi sentireste? Questa è un po' la situazione in cui loro si trovano. Ok, tu mi sono da lì, ha fatto anche il paragone con il Xinjiang. Il Xinjiang è una provincia molto a ovest della Cina, dove c'è questa etnia degli Uiguri. È un'etnia molto di minoranza, attualmente è un'etnia principalmente di religione musulmana, attualmente 1,8 milioni di uiguri sono stati chiusi, lui ha detto campi di concentramento, non so se sono campi di concentramento, comunque sono molto simili a tanti, sono campi di radicazione attraverso il lavoro, quindi 1,8 milioni di persone incarcerate e senza processo. E lo scempio ulteriore è che ogni giorno persone, dei funzionari cinesi vanno nelle case di questi uiguri, dei familiari arrestati, vanno dei familiari non arrestati e vanno lì e li indottrinano tutti i giorni, dormono a casa loro, dormono nei loro letti, così tutti i giorni. E lui dice, questo è il regime a cui siamo confrontati. Noi ovviamente non siamo ancora a questo punto, ma noi abbiamo paura che poi sarà così anche da noi. And for me, my life story have not yet end, luckily. So I will keep on fighting for democracy in Hong Kong, and also that you can see the June 4th candlelight vigil. We still have 180,000 people coming to the vigil every year till today, 30 years afterward. So I will continue to do that. And of course, I have not finished my work with the workers, the union. And so I will continue my lifetime struggle for democracy and justice. And I think we, of course, to come to Milan and go to Australia next week, we want the world to support. And I want to challenge the guy who said that no one is being no concentration camp in Xinjiang. I don't know who guy that. What's the name? Beppe Grillo. Yeah, I want to challenge him to go to Xinjiang and let him suffer in the concentration camp. He said that nothing happened there. And so thank you for listening to me. I don't know whether it's too long. I'm sorry about too long. But I hope that you can have some questions if you want, and we can share more. Thank you. Giusto per riportare le ultime due cose che ha detto, grazie al cielo, dice Lucky, la sua vita evidentemente non è arrivata ancora alla fine, lui continuerà quindi a combattere per la democrazia e a lavorare per migliorare le condizioni
dei lavoratori, anche perché tutti gli anni ancora a 30 anni di distanza il museo dedicato a Tiananmen è continuamente visitato da migliaia e migliaia di persone. E vabbè, è venuto il pellegrino che ha detto che ciò che è accaduto nella provincia del Xinjiang non esiste, una cosa di poco conto, ma gli augurerei di andare a provare la cosa vuol dire essere, abitare lì e vivere la situazione, perché forse cambierebbe idea. Domande, ragazzi? Volevo chiedere che ruolo potrebbero avere per aiutare gli Stati Uniti e l'Europa. Yeah, thank you. Of course, I was in America in May. We demanded for the Hong Kong and Human Rights Democracy Act. So I'm very glad that 2 days ago, finally, it was passed into the law. But now we need to push for sanction. And also, io dato omaggio a chiedere al Congresso che in qualche modo il Congresso americano riconoscesse attraverso un atto ufficiale la situazione di Hong Kong, ed è molto felice del fatto che 2 giorni fa il Congresso abbia votato tale risoluzione. Adesso però c'è bisogno di più, e di più che loro chiedono sono le sanzioni per sostenere anche da quel lato la protesta. And in October I was in Brussels and Paris because I want to get the European Parliament and also the French government to pass also what we call the Global Magnitsky Act, which is actually a law. We hope that everywhere in Europe there are laws that sanction those government officials that suppress freedom and suppress human rights. So not just for Hong Kong, but for everywhere in the world. So it's very important, I think, that the value, I have to ask all Europeans, what are your values? You want money only, or you want justice and also freedom? But the Italian government seems only want money and no justice. No, they don't want to comment on China. So I'm very much worried about for you, because if your government is only about money without value, then you also have a problem. Il problema è adesso che lui chiede, ciò che lui chiede, dato che lo sono a parte perché mi aveva tentato l'informazione, però ciò che lui chiede all'Europa è il riconoscimento di valori e il fatto che l'Europa possa riscoprire quali sono i valori che la rendono tale, quali sono i valori che la fanno essere Europa. Perché il problema è di voto. Darsi tutto per i soldi oppure dare se stessi per dei valori. Sono preoccupato per il governo italiano, perché sembra che al momento il governo abbia scelto non la giustizia, non la democrazia, ma abbia scelto di sposare la causa economica dei soldi. Quindi sono preoccupato anche per voi, per la vostra situazione. Aria, devi dire fino a qua. No, è una domanda un po' stupida. Cioè io volevo chiedere
cosa la spinge ancora a sperare e a non cadere nel fatto che il potere forte può vincere. When I was very much despair and feeling hopeless, I was disperato quando ero senza speranze. I will always think about June 4th. Ho sempre pensato in momenti di sconforto al 4 giugno, Tiananmen. Because on June 4th, the Polish elected Walesa. On June 4th, the same day. Perché il 4 giugno il presidente polacco Lech Walesa, and so lo stesso giorno, but before June 4th, or before in the 80s, no one believed Walesa would win. Prima, insomma, prima degli anni 80 nessuno avrebbe mai creduto che Walesa sarebbe mai diventato presidente di un paese come la Polonia. But finally he was elected president. And so no one will happen in the future. Quindi nessuno pensava che sarebbe stato eletto presidente. Quindi questo vuol dire che in realtà nessuno può sapere che cosa realmente capiterà in futuro. So we should always have hope because there, and also when you look at Hong Kong, for me personally, when I look at Hong Kong, the young people are coming out to fight. E io stesso quando guardo Hong Kong mi soffermo sul fatto che i giovani si stanno prodigando, stanno combattendo per la libertà. So I'm sure they will live longer than the Communist Party. I'm not sure whether I can live longer than the Communist Party, but I think the young people can. Io non so se vivrò più a lungo del Partito Comunista, ma sicuramente i giovani che stanno protestando e combattendo oggi sopravviveranno più a lungo del Partito Comunista. China will be out of control, the Communist Party will collapse, and so their money, their interest, their privilege will all collapse. So the Communist Party of China is about their own privilege, their own money, their greed. It's not an ideal of communism, it's an ideal for themselves to get rich, continue to get rich, because they are really, really, really very rich. La situazione attuale nasce dal fatto che il partito, chi dirige il Partito Comunista, non si fida delle persone. In realtà questa situazione non è ideale di per sé per il comunismo, ma è la situazione ideale per chi dirige il Partito Comunista, perché sono loro che in questa situazione riescono a ricavare soldi, privilegi. Hanno paura che una volta che a Hong Kong ci fosse democrazia, i loro privilegi cadrebbero, svanirebbero. Quindi non lo fanno tanto per un ideale, quanto per il loro personale vantaggio. And so they are worried that if Hong Kong had democracy,
How about China? One country, two system, but it's still one country. So if Hong Kong had democracy, why can't Chinese people have democracy? Se ci fosse la democrazia a Hong Kong, perché allora non dovrebbe esserci anche in Cina? Temono che un sistema democratico a Hong Kong possa essere l'inizio per una cosa analoga anche in Cina. So we have also a mission, I think, for Hong Kong people. If we can successfully fight for democracy in Hong Kong, if we can also influence China and influence the Chinese people inside China to get democracy, and they know about that, the Communist Party, so they want to suppress us also. So they equally suppress both Hong Kong, China, Chinese, and Uyghur. Everyone is equal in a way in suppression. Too bad, you know, and they suppress all. Vogliono sopprimere, così come l'hanno soppresso in Cina, vogliono sopprimere anche questi movimenti a Hong Kong, perché temono che altrimenti questi potrebbero avere una influenza sui cinesi in Cina. And about the Communist Party official being very rich, I give you an example. Recently, I think it's very funny. Because in Canada, we have a protest of Hong Kong people. Okay, very normal everywhere in protest Hong Kong people. And also there's an anti-Hong Kong protest by the Chinese resident in Canada. And one guy from that side drive a Ferrari to come to the protest to against us, okay, with a Ferrari. And what happened after that? That we find out from a plate, we find out that guy is the son of a governor in China. So imagine how rich they are. All the Communist Party official sons and daughter are now in America and Canada. They are not back home. We always say, if you love your country, go back home. The Communist Party sons and daughter, why they are going to the West to enjoy themselves, get rich, drive a Lamborghini in Italy, I don't know, a Ferrari in Canada. And so they are, so you have to understand, it's not really about ideal, it's about power, about money only for the Communist Party regime. They don't believe in communism, they only believe in power. So that's why they want to retain the power against democracy of the people. Non è una questione di ideali, loro non credono nel comunismo, credono nel potere, credono nel potere dei soldi. Ho fatto l'esempio del Canada, dove come in tantissimi paesi occidentali è sorto un movimento, una protesta naturale, civile per sostenere la gente di Hong Kong, e in Canada è nato però anche un movimento anti-protesta di Hong Kong, quindi pro-Cina, e citava il caso di uno di questi pro-governo cinese che è arrivato alla protesta guidando una bellissima Ferrari. Salvo poi che si è scoperto che è il figlio di uno dei governatori della Cina, quindi come può permettersi dall'alto del comunismo una Ferrari? Perché in realtà tutti i figli, tanti figli di coloro che governano il partito comunista non sono in Cina, si trovano quindi in Canada, si trovano nel mondo occidentale, si trovano negli Stati Uniti, cercando quindi di sviluppare le loro competenze, ma anche di divertirsi fuori dal paese. Allora, se tu ami il tuo paese, torna a casa. L'ultima domanda, perché dopo dobbiamo non c'è il rischio che tutte queste manifestazioni sfocino tipo in malachia, cioè che le persone fanno un casino per far casino, che è quello che c'è, cioè, un po' a volte succede.
Yes, so that's why, as I explained the movement, there's a peaceful nonviolence movement, and there's the brave love, and there's some discussion, you know, how to go forward. Recently, there's a good sign or good result of the election. So we hope that by having the base of after winning the election, we have about our 452, we have 87% of the seats, about 387, I think. So when we have 387 of the district level, not powerful, not legislative council, it's only a consultative body. But then you have the base to do political education of the community on the community level. So we hope that the protest can de-escalate and let the grassroots organization develop more, you know, community organization develop more, so that we can fight in the long run. But I think the problem with de-escalation for the protester, for us, is that every time we try to de-escalate, the government do something to anger us. For example, you know, there's a very big crash on October 1st. But on October 5th, the Carrie Lam announced an anti-mask ban. So no one is allowed to have a mask during the any demonstrations. And people are so angry. Why you have that mask ban? So people again come out to fight. So the problem is that we hope that we can deal with police violence. That's a major demand that we have now. If we can deal with the police violence, we can let the protester, the young protester, feel that they are justice. They can punish the police, sanction the police, and there can be fairness in the system so that we can believe it. If we can fight for that, if we can guard that, I think we can be able to sort of de-escalate a bit and then continue with the political movement and not just the protest movement. È un pericolo reale, infatti quando tu prima ha parlato di questi due di questi due tipi di proteste che parallelamente si stanno sviluppando, il primo fatto è quello di favorire che ci sia un continuo dialogo, una mediazione tra le due possibili proteste e quindi cercare di in realtà valorizzare, di incentivare la community organization, quindi di lavorare sul movimento politico più che sul movimento di protesta. In realtà quello che lui ha denunciato è anche il fatto che è anche un po' il governo che fa di tutto per esacerbare gli animi, per far arrabbiare sempre di più i giovani, per cui succede un fatto positivo e il governo interviene. Ha fatto l'esempio della legge per cui Carrie Lam, la governatrice, ha dichiarato illegali le proteste con il volto mascherato. Quindi quello che loro adesso desiderano fare è il più possibile organizzarsi in modo tale da evitare di scontrarsi con la polizia, perché quando si arriva allo scontro poi evidentemente diventa molto facile lo sfocio della violenza. Perché abbiamo avuto oggi la testimonianza di un uomo che desidera la libertà, cerca la libertà, e credo che abbiamo anche noi qualcosa da imparare, anzitutto come impegno con noi stessi e con la realtà che ci è data.